dobbiamo giustamente essere molto obiettivi in base a quelle che sono le effettive conoscenze scientifiche su questo virus. Una differenza sostanziale è che mentre il virus influenzale è un virus a cui la popolazione, l'uomo, è abituato, quindi anche se ha una variabilità stagionale, quindi piccole variazioni rispetto al virus che ha circolato nella stagione precedente, però diciamo, la popolazione è abituata e ha anche una certa base anticorpale per combattere questo virus, cioè non è mai completamente sconosciuto, almeno che non circoli poi, come nel caso fu della spagnola per esempio, un virus che ha una mutazione completamente diversa e che quindi può essere effettivamente anche questo sconosciuto alla popolazione. Il coronavirus di cui parliamo è un virus completamente ignoto al sistema immunitario della popolazione, dell'uomo, e questo fondamentalmente ne fa la grande differenza. Per cui questo determina anche la diffusione epidemica, perché non c'è una protezione anticorpale nella popolazione, e poi anche il quadro, la sintomatologia e il quadro patologico differenziano in che cosa. Anche il virus influenzale, diciamo come ultima ratio, può dare, se sappiamo, un esito letale con una patologia grave che è la polmonite. Però c'è una differenza. Innanzitutto il tasso di letalità è più basso per il virus influenzale, siamo allo 0,1%, mentre per il coronavirus siamo intorno al 2%. E poi la differenza sostanziale è anche che, mentre il virus influenzale attacca di per sé come virus le mucose della trachea, dei bronchi, ma si ferma là, però che cosa succede? Che determina una distruzione delle ciglia vibratili della mucosa di questo, diciamo, dell'apparato respiratorio alto e medio alto, che hanno la funzione di mandare avanti il muco che ingloba i batteri e quindi di pulire le vie respiratorie. E una volta che ha fatto questa azione distruttiva, i batteri possono prendere il sopravvento e andare a dare una polmonite batterica, contro cui noi abbiamo dei farmaci che sono gli antibiotici. Il nostro coronavirus, fortunatamente, in pochi casi, cioè in una bassa percentuale, può attaccare direttamente gli alveoli polmonari e quindi dare una polmonite interstiziale in maniera diretta, danneggiando gli alveoli polmonari. Questo è il problema.